Vertice in prefettura questa mattina la presenza del prefetto di Taranto Demetrio Martino e del sottosegretario alla presidenza del Consiglio Mario Turco. Tra i temi al centro dell'incontro, la facoltà di medicina e chirurgia nel capoluogo ionico, nei giorni scorsi al vaglio tra diversi tavoli per individuarne una sede, si pensa alla ex Banca d'Italia. Accanto, l'annosa questione dello stabilimento siderurgico, presente nei dibattiti istituzionali, soprattutto all'indomani della decisione del sindaco Melucci di interdire l'attività produttiva attraverso un'ordinanza. Ma questa è un'ulteriore tappa che si aggiunge a un percorso che si è già avviato e che al momento sta dando i frutti sperati nell'obiettivo di raggiungere a settembre la possibilità di aprire la scuola di medicina presso i locali della Banca d'Italia. Anche oggi si è continuato ad approfondire le tematiche, a fare dei passi in avanti per quanto riguarda l'impiego delle risorse e a bruciare i tempi per arrivare proprio a quel traguardo che è fissato a fine estate proprio di quest'anno. Oggi è stata una giornata interlocutoria perché abbiamo operato abbiamo effettuato un cronoprogramma, l'abbiamo condiviso e lo si presenterà al prossimo tavolo CIS in cui il Comune chiederà la possibilità di poter acquistare e ristrutturare l'immobile della Banca d'Italia e destinarlo poi in uso all'università. Stiamo cercando di accelerare un po' tutti i tempi di ristrutturazione in modo tale da consentire all'università di poter utilizzare Banca d'Italia per il prossimo anno accademico per istituire e iniziare il corso di laurea in medicina.